un grande abbraccio al popolo del rock, un ciao da Alfa. E un saluto a Mr. Rock. Oh, buonasera, qui è Mr. Rock speciale, vedo che c'è Max. Buonasera. Io stavo per dire popolo del poppy, però non c'entra niente stasera. E questa sera potrebbe entrarci, ma quando, se ci sei tu potrebbe anche entrarci. Sì, dai, sì, se ci sei te c'è il poppy. Andiamo alla finale del poppy, ricordiamo. L'avrei ricordata comunque, lo facciamo in apertura, che sai, comunque magari tutti sono già collegati con Mr. Rock. Sabato 21 facciamo una cosa bella tutti assieme. 21 ma il sabato prima, sabato 14 maggio, c'è la super finalissima del Poppy Contest. Sì. Dopo, finalmente. Dopo tre mesi abbondanti, dopo 31 band che si sono esibite sul palco. Lo vuoi dire al mio posto che Alfa, il maledetto, è venuto una volta sola? Beh, però Alfa mi ha garantito che sarà presente alla finale. Assolutamente. Insomma. Ho aperto e vengo a chiudere. Aperto e chiude. E chiude, chiude. No, bellissimo, è andato tutto benissimo finora, tocchiamoci. È stato fantastico quest'anno, veramente è cresciuto molto. Tre grandi band, ci sono tre grandi band in finale, devo dire che il livello era di nuovo quest'anno molto alto e sono arrivate queste tre band in finale, ma poi ne parleremo la prossima settimana, quindi abbiamo un sacco di carne sul fuoco, vediamo di non bruciare niente. Ma perché siamo qua? Ma siamo qua perché sabato questo c'è un altro super mega evento proprio ai Mille Papaveri Rossi in via Abate, nella società di Lavagnola, per essere più chiari per tutti. Creiamo un po' di niente po' di meno che il Rock Fest Evil o Rock Fest Evil. Pensa che io 2016. Io tra l'altro gioco quasi tutte le sere con mia figlia a Resident Evil. Dovrei saperlo, esatto, che si dice Evil, cavolo. Evil. E che cosa si tratta? Si tratta di un festival condensato in una sera, molto heavy, molto metal. Sì, guarda, lo sai che a me piacciono le sfide, lo sai che mi piace fare cambiare molto il genere musicale che propongo ai Mille Papaveri Rossi. E Gian, che è qui con noi, che poi dopo daremo la parola, che lui di questo genere qua è più ferrato sicuramente. E mi ha proposto questa cosa, io gli ho detto praticamente sì subito, perché mi piaceva l'idea di fare un festival heavy metal. Levi comunque è importante, è molto importante. A Savona comunque ha uno zoccolo duro, vivo, che ha voglia di seguire i gruppi e di divertirsi, e noi abbiamo lo spazio e quindi perché non farlo? Allora, parliamo un po' dei gruppi che parteciperanno a questo piccolo contest, chiamiamolo festival, perché contest un festival. No, è un festival. È un festival. Allora, ci saranno 1, 2, 3, 4, 5 gruppi. 5 gruppi. I primi a esibirsi sono in ordine di scaletta? No, non ancora. Allora, andiamo in ordine. Esatto. Allora, ci saranno i Psycho Vandals, che siamo noi, che sono loro, che sono qua. Sono sti pazzi qua. Un applauso. Bravi. Grazie. Poi ci saranno i For Real, che vengono da Tovo San Giacomo, mentre i primi, che siamo noi, andiamo in casa. Poi ci sono i Supersonic Foods, che vengono da Finale Ligure, un applauso anche per loro e anche per i For Real. Grandi! E poi ci sono i Carcharodon. Abbiamo anche scritto. Che io l'ho scritto esatto in italiano, giusto? Che vengono da Lassi, Macho Metal, anche un applauso anche loro. Anche loro. E ultimo, Euthanasia Metal, anche loro da Savona. Da Savona. Poi diremo anche tutti gli ospiti, li sentiremo anche in diretta, uno o due, poi ci collegheremo. Sì. E sarà un grande festival Ivi, quindi musica. Esatto. Forte, e ci sarà anche oltretutto abbiamo messo di mezzo anche lezione Miss della serata. È quello che volevo dire, perché esatto, perché lezione è importante. E dove tra tutti i partecipanti verrà fatta una? Sì, diciamo che ci saranno un po' di ragazze e verranno per tutta questa lezione, si metteranno un po' in passerella a metà serata con i loro numeri e poi il pubblico diciamo voterà, c'è una scheda, li diamo. Avranno tutte il numero 666, esatto. Sicuramente vincerà sicuramente la 666. E niente, poi a fine serata faremo tipo chi avrà vinto secondo quanti voti ha ottenuto.
Benissimo. Allora, sono sicuro che la Giusy, colonna portante dei Mille Papaverini Rossi, in questo momento è in collegamento. Sì, è sarebbe la mia dolce metà. Del... No, è contenta di sapere che a fine serata la Miss verrà poi via con me dal locale. Sì, sì, lo comunico per radio. Il premio esatto, è quello. Che so che ci tiene, quindi l'accompagna a casa. Però di solito subito. No, Alfa, di solito accompagno Penelope, quindi direi che ho alzato il livello. Un saluto alla Penny, che tanto ciao, magari ciao ci Penny, che poi diremo anche delle cose che interessano la Penny. Però questa sera faremo ascoltare un brano per uno di tutti i gruppi partecipanti a questo festival. Cominciamo con il primo brano, che il è nostro, il vostro, dei Psycho Vandals, che è un brano originale. Certo, sì, vostro. Sono tutti alla fine brani originali. Sì, lo sai che forse non pago neanche la SIA, è una bella notizia. Certo, sì, sì. Esatto. Questa è una notizia che ci riempie di gioia. No, dai, sto scherzando, vi voglio bene SIA e vi amo tutti, però se stavolta non devo pagare non pago. Ma io sono contento. Dobbiamo andare dalla SIA e sì, poi devo andare dal mio amico. Saluto Piercarlo, ti voglio bene, insieme. Guarda che sto scherzando, pago sempre, lo sai. Allora, primo brano di questa serata dedicata al Festival Hivi del Mille Papaveri Rossi di sabato prossimo. Il brano si chiama Final War, loro sono i Psycho Vandals. Yeah! Final War,
con Psycho Vandals qui a Radio Savona Sound, 21 e 16 minuti, speciale Mr. Rock. E la cosa incredibile è che i Psycho Vandals sono qui con noi. Sì, yeah! Presentiamo allora. Quasi tutti. Quasi tutti, sono i due quarti, perché sono in quattro e sono due, quindi due quarti. Io e Max non facciamo parte degli Psycho Vandals, non ci hanno voluto. Allora, presentiamo il gruppo. A me non hanno voluto per i capelli. Esatto. Che devi avere i capelli lunghi e fare quel movimento. Beh, lui non ce l'ha lunghi, dai, però. Ma però lui è batterista. Ma lui è batterista. Sì, si vede. Infatti, là dietro. Allora, sono qua con noi. Prego. Io sono Saul Devil, la chitarra e voce. Poi c'è qui con noi Andrew Mad, batteria. E poi salutiamo da casa, che ci starà ascoltando, Steve Dazed, che è voce e basso. Ah, quindi ciao, siete in tre, non siete in quattro? Proprio un power trio alla vecchia maniera. Esattamente. Questo brano è una vostra incisione, l'avete già inciso? Sì, abbiamo inciso per la Maya Records. E infatti salutiamo Verdiano, la Maya Records. Ciao, ciao Verdiano. Ciao Verdiano, grazie. Conosci Verdiano? Sì, ciao Verdiano. E niente, abbiamo registrato tre pezzi, abbiamo fatto un mini EP di cui uno di questi brani, appunto, che abbiamo ascoltato, Final War, è lì dentro all'EP. E vi esibirete, ricordiamolo, questo Rock Festival 7 maggio, sabato 7 maggio. Sabato 7 maggio, mille papaveri di Roma. Tre giorni, via, insomma. Non confondiamo le idee, tre giorni. Esatto. Andate a dormire, domani vi alzate, fate qualcosa, dopodomani idem, e poi c'è. Lì, non siamo tanto distanti. Cioè. Inizio ore 19, ricordiamo. 7 maggio, chissà quando sarà 7 maggio. Tra due o tre giorni, esatto. Una cosa così. Inizio ore 19. Sì, sì, sì. Per cui siate puntuali, così non vi perdete. Tra l'altro, secondo te io cosa potevo somministrare a tutti questi meravigliosi metallari che verranno a trovarci? Una camomilla. No carne come se piovesse, carne al sangue, proprio carne al sangue, birrozzo gelato e via e via. Tipicamente stiamo tutti bene. Beh, quello è, cioè, insomma, se la salamella bella sanguinolenta non la faccio con il Festival Heavy Evil. Cazzo, aspetta, Resident Evil. Evil, ce la faccio. Poi la Giusy si arrabbia e dice che giochi sempre ai giochini, però grazie alla PlayStation so pronunciare correttamente. Quasi. Comprerò l'ultimo, che ancora non ho. Allora veramente sarà un grandissimo festival per chi ama, e non solo per chi ama la musica heavy, ma perché si vuole avvicinare, sentire. Esattamente, per tutti. Per tutti, tutte veramente, l'età, per tutte, tutti, dai qualsiasi piccini persona, ai grandi, esatto. Venite sabato prossimo, ai non mancate. Rossi, non mancate, perché vi state perdendo qualcosa di veramente importante. Esatto. Che poi la domanda è, per chi non è mai stato ai Mille Papaveri Rossi, perché non tutti sono stati ai Mille Papaveri Rossi. Ed è un palco vetrato da vedere. Stai bravo. Allora, dai, dillo tu. Ma vogliamo dirlo, non è che suonano proprio seduti per terra, ecco, volevo dire questo. O che magari, che ne so, quattro sedie di quelle. No. Cioè, abbiamo un palco della Madonna, diciamolo, perché insomma. No, dai, a parte scherzi, è il palco più figo della Liguria, mi hanno detto. Ecco, quindi chi non ha ancora visto il palco dei Mille Papaveri Rossi, venga. Venga a vedere. Anche munito eventualmente di tappi per le orecchie, ma venga a vedere il palco dei Mille Papaveri Rossi. Bene, vai, ragazzi, io andrei subito verso, perché poi c'è la telefonata, vorrei farla prima dei ma consigli. Certo, ma tu sei il regista, non puoi fare quello che vuoi. Perché ho paura che poi alla fine il computer c'ha ragione. Ma come mi tocca picchiarlo. Allora, secondo gruppo che andiamo a scoprire questa sera sono i Four Real, che io ho già sentito dal vivo. Vivo, vengono da Tovo San Giacomo, sono in quattro: Nicolò alias Sigogna, voce chitarra, Davide chitarra, Mauri basso voce, Nicky batteria e voce. Presentano il brano Fix the Target, For Real. Well,
I wanna feed the target on your head. I wanna feed the target on your head. I wanna feed the target on your head. I wanna feed the target, hey. I wanna make your body your freaky mind. Well, 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 oh, oh, oh. I'm feed the spell we really want. Well, Fix the Target qui a Radio Savona Sound. Bravi, ma... bravi. Ma noi abbiamo un ospite e vediamo un po' se lo riconoscete. Pronto? Pronto? Ciao. Pronto, Pixo? Ciao, ciao Pixo. Buonasera a tutti. Buonasera. Lo sapevano già questi. Fanno i furbi. Ciao, lui è uno dei. È la voce. È... Io sono voce basso dei Carcardon. Voce basso dei Carcardon. Ok. E... perché la prossima volta ci dobbiamo scegliere un nome un po' più semplice. Sì, non riuscivano, non si riusciva qua. No, esatto. No, è che io e Max siamo anziani, giovani. L'età è quella che ha, non è che... Certo che se foste chiamati nuovi angeli era meglio. Certo. Assolutamente. Profeti, ribelli. Ribelli. Allora, anche voi partecipate a questo Festival Hivi dei Mille Papaveri Rossi. E, cosa farete sul palco? Spaccherete tutto? No, tutto, ma come no, c'è la finale del pop, eh. Tutto. No, no, spaccheremo tutto come da tradizione heavy metal. No, a parte scherzi, metteremo in scena il nostro solito set che ci accompagna da ormai dal 2005 che siamo sul palco e niente, saremo lì per i nostri fans e a proporre la nostra musica, il nostro mix di metal, southern rock, southern metal. Vedremo, di sicuro verrà fuori una bella serata. Sì, sì, verrà super seratona, dai. Pixo, esatto. Guarda, io spacchiamo tutto. La domanda nostra è centrale è questa, proprio parlando di musica Ivi. Ma gnocca ne portate? Perché è importante, non cioè, può mancare, ecco. Poi diciamo c'è l'inizio, voglio dire. Ai concerti heavy metal sembra di essere in una voliera. Quindi... Bene, bene, bene. Ah, no, non benissimo. Non no. Molto bene, no, così, no. Mette male votare, se volano. Sì. No, sì, sì. No, no, come si fa a votare? Non si vede il numero. Falle. No. Ma secondo me se molti di noi vengono sbarbati e si mettono due gomitoli sotto la maglia. Stavo pensando che sabato io ho un impegno, quindi no, vediamo di portare un paio di rappresentanti almeno da Alassio per fare la Miss. Ecco, almeno un paio. Di Miss Muretto. Insomma, se non le portate da Alassio, abbi pazienza anche tu. Dove le portiamo? Da Pallare, con tutto rispetto. Ecco. Ho sentito dire che da Alassio partono due pullman di svedesi sui 20 anni. Due, esatto. Bravo, vengono tutti a Savona. Bravo, esatto. Bene. 20 anni è un po' esagerato. Sì, no. Beh, io ne prendo due. Così fa un 40. Esatto. Allora Pixo, adesso facciamo sentire il vostro brano. Cos'è? Avete un CD? Questa è un'incisione? Abbiamo 3 CD. Questo fa parte, il pezzo che ascolteremo dopo fa parte del nostro secondo CD che si chiama Roach Stomper, uscito per Altsphere Records, una casa della discografica francese. È un CD che abbiamo portato in tour negli States nel 2013 ha riscosso un buon successo. Adesso stiamo lavorando al nuovo album e vediamo cosa viene fuori, dai. Va bene Pixo, io direi che lo potresti annunciare direttamente tu, così almeno fai anche lo speaker radiofonico, dai. Il prossimo brano è un brano dei Carcharodon ed è fottutamente rock. Squill Nation. Bene, allora lo faccio partire. Ciao Pixo. Ciao Pixo. Ciao. Excuse
to put your feet on the ground, but look in the mirror to see a fucking letdown. Legend, tell me how to survive in a world full of shit. You swallow or die. One call to the peaceful nation. One call, the world is this a free. One call to the peaceful nation. An army of aliens that keeps it is me. Rock. We'll be right back.
sono la Sound of Psycho Vandals con Living la Vida Loca. Sono le 21:38 e abbiamo Steva al telefono. Vediamo un po', pronto? Pronto, ciao. Oh, bene, ciao, ti Steva. Ciao, Steva. Ciao, 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 belli, ciao, ciao. Ale, grande Martin. Siamo tutti qua in sala prove, che ce la stiamo provando. Entri dopo questa versione di Living la Vida Loca. Esatto, Ricky Martin. Noi siamo proprio dei fans di Ricky Martin. Noi immaginavamo che insomma che voi faceste outing questa sera in diretta radio. Alla fine sì, per forza. Noi guarda. Ecco, bene. Ok, volevo dentro. Steva, ti interrompo, e come sai è stato rinviato il festival a data da destinarsi. Non ci sarà, almeno non ai Mille Papaveri Rossi. Non ai Mille Papaveri Rossi, mai. Siamo. Ricordiamo sabato sera Mille Papaveri Rossi, questo bellissimo festival IVI e non solo, dove ci saranno molte cose, e ci sarete anche voi del Supersonic Fuzz. Sarebbe Supersonic Fuzz. Sì, perché lì però sembra già Fuzz, sembra una mezza parolaccia. Infatti, e Fuse è tipo fusibile, invece Fuzz sarebbe Fuzz. Quando sai metti la televisione e non becchi il canale, fa quel fuzz. Un po' come nei nostri cervelli, diciamo. Esatto. Perché quelle adesso col digitale o si vede o non si vede la televisione, non c'è più il Fuzz. Ci hanno levato anche il Fuzz. Sì, ma infatti te dicevi molte influenze, infatti anche nella nostra musica abbiamo molte influenze. Noi siamo partiti una decina d'anni fa con l'hard rock anni 70 mischiato col blues e lo stoner, e poi pian piano un po' di gente, che tanti musicisti che hanno suonato con noi, tra l'altro anche Gian, che è lì con voi, che è stato il nostro chitarrista, grande, grandioso, grandi voi, abbiamo influenzato tutto con un po' di grunge, con un po' di metal, con un po' di psichedelia, ci abbiamo buttato dentro tutto quello, perché noi, non essendo come le altre band che avete visto prima sotto nessuna etichetta, noi facciamo quello che porca miseria vogliamo, non si può dire tanto vogliamo. No, puoi dire quello che vuoi, guarda, tanto siamo fuori fascia protetta. Bene, e noi facciamo solo quello che ci piace, quindi non c'abbiamo nessuno che ci dice fai quello, fai quell'altro, modifica qui, modifica là, e continuiamo su questa versione. Poi adesso sono 2 anni che siamo in line-up fissa finalmente, con Ale al basso, che è qua che sta provando assieme a Marti così, e io alla batteria, e niente, cerchiamo di spaccare tutto, però senza farci influenzare. Un altro che vuole spaccare tutto. Sì, ti cazzo, spacca un locale, no, cioè, no, devi no, trovarti un altro locale. Ma ti rendi conto, un festival metal in un posto che si chiama Mille Papaveri Rossi? Già. Attenzione però, perché se andiamo a scavare bene, il buon Fabrizio anche lui aveva qualche metal. Sì. È una cosa che sono andato a scavare. Si ascoltava Vivi la Vita Loca, sì, già Psycho ai tempi, sì. La versione nostra, versione Psycho Vandas, va bene. Comunque io volevo dire a tutti quanti, scusa ti rubo un attimo il microfono, che da domenica sera chiudiamo, basta, è l'ultimo evento, poi proprio per sempre, perché spacchiamo tutto, perché spaccano tutto questi, spaccano tutto, poi polizia, ecco, carabinieri, e loro però portano un po' di gnocca da finale, Belì, no? Hai voglia, ecco, ma noi assolutamente, ecco, noi siamo nella vivono, ecco. Almeno una o due dai, per fare le miss, insomma, se ma no tantissimo. Guarda che noi sabato abbiamo suonato con un gruppo californiano in un altro locale lì di Savona, alla figa l'abbiamo portata a noi. Ora e mi piace, poi dicono che al metallo non può, avevano porta. Finito i soldi per pagare il biglietto alle californiane. bene, allora vi aspettiamo sabato sera, andiamo ad ascoltare il vostro brano. Vuoi presentarlo te? Assolutamente sì, Steva, dai. Sì, dai, allora, guarda, un brano registrato dal vivo, come al solito, noi non abbiamo registrazioni ufficiali, quindi solo presa diretta dal vivo. Questo è Blocks dei Supersonic Fuzz. Ciao Steva! Ciao Steva! Ciao. Yeah.
untouchable force. An untouchable force. Without horizons. Without horizons. Without horizons. Cause it's nothing's breaking him for. Behind the wall. See the black desert beyond. Eh sì, ma io l'ho detta alla moda di Brooklyn, perché io ho studiato a Brooklyn. Te sei rimasto con Buzz Lightyear, secondo l'infinito e oltre. Comunque molto bella questa Blocks, veramente devo dire che i brani che ho ascoltato finora mi sono piaciuti. Sì. Mi sono piaciuti i gruppi, mi sono piaciuti i brani. Che non sono questi, né, che vengono al festival. No. Abbiamo fatto sentire questi in maniera che la gente. Esatto. Qui sono quelli bravi. Esatto. Là vengono. No. Vengono proprio questi, sarà un grandissimo festival sabato sera ai 1000 Papaveri Rossi, non perdetelo, ci sarà la grigliata, c'è da bere. C'è da divertirsi. L'elezione della Miss Salse di ogni tipo. Ci sarà anche Luca, che ho qui in linea, perché è lì che aspetta, poverino. Ciao Luca. Ciao a tutti. Luca, ciao. Buongiorno. Luca è il chitarrista del, forse lo pronuncio ce bene, la fai? Yuznesia. Com'è andata? Vabbè, dai. Bene. Perché mi starò che ha detto buongiorno, perché sta parlando da Los Angeles, quindi lui adesso l'inglese lo mastica. L'hai fatto per buongiorno. Ma non l'hai fatto. Si è calato nella parte. Cavolo. Fuso orario. E mi starò che abita nella West Coast. Adesso mi manda a cagare più di siete. Ma Luca, yeah, Florida. Tu parli per l'ultima band che si esibirà sul, non l'ultima nel senso di apparizione, ma l'ultima che presentiamo questa sera, che farà parte di questo festival del 1000 Papaveri Rossi. Prima cosa, presenta la band. Dunque, gli Eutanasia nascono ormai parecchi anni fa, era nato come power trio, c'era mio fratello alla batteria, Andrea, Igor alla voce e al basso, e il primo chitarrista originario era Stefano. Poi circa, ormai sono quasi 12 anni fa, sono entrato anch'io nel gruppo e quindi da tre siamo diventati quattro, e poi dopo due o tre anni anche Stefano ha deciso di lasciare il gruppo, e quindi gli Eutanasia sono tornati di nuovo in tre. Power trio. Ah, quindi Stefano non c'è più. Non c'è più. Beh, lo cancelliamo, ce l'abbiamo nel foglio, cosa faccio? Lo cancelliamo? No, lo devi cancellare. Croce del becco. La famosa croce del becco. Quindi vi esibirete in trio sabato sera? Sì, noi facciamo un heavy trash. Faremo alcune cover, ma faremo parecchi pezzi nostri, che
hanno un po' il sapore, il sound dei Metallica unito a i Motörhead, ecco. Se ti presenti così hai le spalle larghe, se ti presenti così devo dire che mi segnerò il vostro nome, quindi... Se ci fosse un appello direbbe mica Betty Curtis, mica Betty, Betty Curtis. Bene, allora che brano ci fai ascoltare questa sera? Ecco un attimino, io devo cambiare un attimino la scaletta. Prego Luca di stare lì perché l'ultima parola l'avrà lui con l'annuncio del brano. Ma noi abbiamo un minuto per ricordare un po' di cose e per salutare, così poi chiudiamo con il brano. Teniamo Luca al telefono. Luca, raccontaci qualcosa, cosa fai domani sera, dove vai? No, no, Luca al telefono, no, Luca, voi dovete parlare, noi Luca sta lì parlare. Perché poi deve annunciare il brano. Noi, esatto, noi possiamo ricordare ancora una volta, bravi, che sabato prossimo c'è il Festival Ivi, poi tra due sabati ci sarà la finale del Poppy e tra tre sabati, cominciando dal venerdì e finendo la domenica, ci sarà il Savona Rock Festival sul Priamar, che è una cosa, che è una figata pazzesca, lo dico già io. Il nome, esatto, tutto. Già il nome dice tutto, poi ci abbiamo messo tanto e ci stiamo mettendo tanto in, quindi seguite su Facebook, vedrete i manifesti, vedrete Tempestati, da Locandine, Depliante, però seguiteci perché veramente ci saranno degli artisti eccezionali. Diciamo un nome, visto che siamo a parlare di Ivi, si esibiranno sul palco come headline del sabato sera Ivanexa. Applauso una per Ivanexa, direi che... Bene, direi che allora ricordiamo sabato questo grande festival del quale abbiamo ricordato, cioè del quale abbiamo ascoltato degli anticipi veramente eccezionali. Perché non c'è il nome del festival. Rock Festival 2016. Ce l'ha. Sabato 7 maggio. Festival. Va bene ragazzi, che dire? Adesso io pregherei Luca di annunciare il brano degli Euthanasia. Pronto sì, Luca? No, ah, eccolo. Per ascoltare Future Black, che è la title track dell'ultimo nostro singolo, che in realtà è uscito qualche anno fa ormai. No, qui abbiamo segnato un altro brano che... I Believe in Nothing, ti dice qualcosa? Va bene, è hai scelto questo, che... perfetto, benissimo. Sì, lo so, sappiamo che avevi insistito per abbiamo voluto mettere questo. Esatto. Va bene ragazzi, grazie Luca, un ciao a tutti, vi ricordo sabato tutti ai Mille Papaveri Rossi a partire dalle ore 19, un ciao da Alfa. Un saluto da Mr. Rock. Ciao, 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 ciao da Max. Ciao, buonanotte.